È stato il traffico, letteralmente impazzito in centro, a fare le spese della protesta dei precari dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Circa 200 persone tra medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici e ostetriche, tutte a rischio licenziamento e per 18 dei quali le lettere di preavviso sono già arrivate. A poche ore dall'infruttuoso incontro presso il Ministero della Sanità, al quale non poteva essere presente il neo ministro Speranza, una cinquantina di lavoratori si è mobilitata per una protesta chiassosa ma pacifica davanti alle sedi di prefettura e provincia e ha di fatto paralizzato la circolazione. La vicenda è nota, si tratta di lavoratori assunti a tempo determinato alcuni anni fa, dopo una selezione pubblica, che però erano soggetti a un limite vincolante, quello dei 48 mesi, perché i loro contratti potessero essere rinnovati. Quei 4 anni scadono per quasi tutti il 31 dicembre prossimo e se non si trova una via d'uscita, che non può che essere politica, tra poco saranno tutti senza occupazione. Il problema, anzi il guaio, è che con la fuoriuscita di circa 200 professionalità i reparti dell'ospedale pugliese finirebbero per restare ancora più sguarniti e la stessa cosa sta succedendo presso l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove in 80 rischiano di non tornare in corsia e presto potrebbe accadere, sempre a Catanzaro, per l'azienda ospedaliera Mater Domini, al cui interno il 75% del personale è costituito proprio da precari in scadenza di contratto. Se si concretizzasse lo scenario peggiore, cioè se non si riuscisse a trovare una strada per arrivare alla stabilizzazione e se dunque tutti i precari fuoriuscissero dal comparto, per gli ospedali di Catanzaro e Cosenza si profilerebbero scenari apocalittici, sia per gli operatori sanitari, sia ancora per i cittadini utenti, che già hanno sperimentato quest'estate la crescente difficoltà delle strutture pubbliche di riuscire ad assicurare l'assistenza. E senza coprire i troppi vuoti esistenti nelle piante organiche, il diritto alla salute diventerebbe una chimera per moltissimi calabresi. Per Antonio Militano dell'USB, la stabilizzazione dei precari a rischio è un passo fondamentale per non far arretrare ulteriormente il settore in questo momento più a rischio del nostro stato sociale. Noi, no, noi chiediamo solo esclusivamente la stabilizzazione, quello che tocca a questi lavoratori dopo 48-52 mesi di lavoro nell'ospedale di Catanzaro. Abbiamo bloccato la città perché c'è una insensibilità politica. Che non avete idea. Ieri abbiamo tentato di contattare tutto il mondo, erano impegnati alla Camera, stamattina peggio ancora, ci aumentano IRPEF e ILOR perché non sono stati capaci a rientrare nel piano sanitario. E poi il ben servito qual è? Che oggi prendono questi lavoratori e li licenziano. Noi abbiamo soldi, voglio dire che possono essere recuperati dalla fiscalità generale o dall'evasione fiscale e invece che cosa fanno? Tagliano gli enti locali tagliano sulla sanità, la sanità taglia sui lavoratori.